sua terra, ha stupito ancora una volta il pubblico di appassionati che l'hanno seguito e lo seguono da quando ha iniziato la sua carriera musicale. La sua nuova canzone, infatti, intitolata Quella tua grazia, ha avuto l'ouverture della kermesse al Premio Internazionale Padre Pio da Pietrelcina, tenutosi a Morcone lo scorso 25 ottobre, evento in cui Paolo si è esibito con il suo coro, il coro interparrocchiale Montestella, di cui lui è solista. La canzone, che ha aperto la serata conclusiva dell'evento, è stata scritta in onore di Padre Pio da Antonio Di Matteo, il quale, dopo aver ricevuto una grazia dal santo, ha voluto rendergli omaggio dedicandogli per l'appunto il testo di Quella tua grazia. La storia di Antonio Di Matteo è stata raccontata dallo stesso Paolo Carbone sul palco allestito per la serata, dedicata a Padre Pio. Antonio aveva una figlia che, pur essendo sposato da tanti anni, non riusciva ad avere figli. Un giorno, lo stesso, avrebbe dovuto collocare una statua di Padre Pio a Omignano, però, poiché non si era riusciti a mettersi d'accordo sul posto in cui collocarla, Antonio aveva rinunciato e aveva fatto ritorno a casa. La stessa notte sognò Padre Pio, che gli parlò e gli disse che, dato che non l'avevano voluto nel suo paese, gli sarebbe spostato un po' più giù, ovvero a Omignano Scalo, in cui viveva la figlia di Antonio. Quest'ultimo allora chiese al santo di passare dalla figlia. Passerò da tua figlia e le porterò un bambino, fu la risposta datagli da Padre Pio. Dopo qualche tempo giunse la grazia e la figlia di Antonio partorì un bambino. Da lì nacque questa splendida canzone, la quale sarà inserita nel CD che Paolo Carbone pubblicherà il prossimo anno. Canzone che, come sottolinea lo stesso cantautore, non ha alcuno scopo di lucro e che, pubblicata anche su YouTube, darà conforto a tutti coloro che ne hanno più bisogno. Ancora una volta, dunque, la passione per la musica del giovane Paolo prende forma e si esplicita in note musicali che fanno sognare e spingono chi li ascolta a non perdersi mai d'animo e ad affrontare anche gli ostacoli più insormontabili senza mai scoraggiarsi. Scrivere canzoni significa assicurarsi l'immortalità, in quanto queste fanno rivivere il cantautore anche dopo la morte. Parole che Paolo non si stanca mai di ripetere. Ai nostri microfoni il giovane cantautore cilentano. Questa è una canzone segnata da un testo di una grazia veramente ricevuta da Antonio Di Matteo, per l'appunto scrittore del testo di questa canzone, ed è stata scelta per l'apertura della serata finale del premio San Pio di Pietrelcina a Morcone. Sabato 25 siamo stati lì, è stato qualcosa di veramente stupendo. E poi devo ringraziare veramente il coro Montestella, che nella loro semplicità, essendo che non c'era nessun professionista, veramente hanno fatto qualcosa di eccesso. E niente, che dire, stare lì in mezzo a tutte quelle personalità è stato qualcosa di appagante. Mi ripeto ancora, non è stata aspettata assolutamente questa bella cosa, però è con piacere che l'accolgo. Dato che hai deciso in mano, vuoi mostrarlo? Certo, e questo è il CD che uscirà l'anno prossimo, cioè questa è una delle canzoni che uscirà nel CD l'anno prossimo, Quella tua grazia. E ovviamente non ne faremo uno scopo di lucro di questo CD, anzi io lo inserirò su YouTube e darò la possibilità a tutti di poter ascoltare, anche perché questa è un qualcosa che va condiviso veramente con il cuore a tutte le persone che hanno veramente bisogno di una grazia nei momenti di difficoltà. Senti Paolo, ma in che modo vivi questo successo autoriale? Grazie per averlo successo. È bellissimo, anche vedere quando faccio le serate e vedo i bambini che cantano le mie canzoni. Penso che scrivere le canzoni è l'immortalità di un cantatore, perché si continua a vivere anche dopo la prima morte, speriamo che c'è ovviamente. E mi ripeto sempre una cosa stupenda, perché è una sensazione indescrivibile. Scrivere poi per il proprio cilento, per la propria terra, per le proprie esperienze, perché è bellissimo. E poi colgo l'occasione anche per ringraziare per l'evento che annunciavo poc'anzi, per la canzone che ho musicato e per le grazie ricevute sul Padre Pio. Voglio ringraziare tutto il coro e citare un po' i paesi dove vengono quelli del coro, scusate, da Guarazzano,
da Emiliano Pavese, San Marco Cilento, Pogliastro Cilento, Valle Cilento. E c'è stata questa unione bellissima, così spontanea, e si è creato questo polo in una maniera veramente incredibile. Voglio ringraziarli tutti uno ad uno e abbracciarli, sperando ancora che, a parte il mini successo che sto avendo con le mie canzoni, che questa canzone di Padre Pio possa accompagnare veramente tutte le persone che hanno bisogno di questa grazia.